Benvenuti con l'informazione di Unica TV, con il notiziario dell'edizione di Sondrio. Andiamo a vedere i principali titoli della giornata. Cambia date, diventa anche tappa di una gara di enduro il Valtellina e-Bike Festival, il più grande evento a livello nazionale dedicato alle bici elettriche che si tiene sui sentieri della Bassa Valle. E con una lettera i sindaci dell'Alta Valle fanno sapere di sostenere le scelte di Mario Melazzini, manager dell'ospedale Morelli di Sondalo. Prosegue anche la richiesta di maggiore autonomia. E sono stati inaugurati nuovi uffici delle ACLI a Bormio, in cui ci sarà il patronato, il CAF e la sede dell'associazione. Il presidente provinciale Bruno Di Giacomo Russo, prossima apertura a Chiuro. E ora andiamo a vedere le notizie. Consacrato come l'evento e-bike più importante a livello nazionale, il Valtellina Festival torna per questo 2023 con due importanti novità. Ci spostiamo a fine maggio, è una data che apre di fatto la stagione del cicloturismo in Valtellina e quindi noi abbiamo accettato questa sfida e abbiamo organizzato l'evento sull'ultimo weekend sperando appunto che poi possa portare questo maggior afflusso di turisti che ci aspettiamo. La seconda novità dell'anno che è appunto aver ospitato il campionato italiano di e-enduro, il più importante evento in Italia di questa disciplina, è un evento molto spettacolare, porterà circa 200 atleti di tutta Italia a partecipare all'evento su un percorso che abbiamo preparato ad hoc per questi atleti e sarà molto spettacolare. Oltre alle istituzioni che hanno rinnovato il sostegno all'evento per la capacità di risaltare tutte le potenzialità turistiche del territorio, alla presentazione dell'e-bike Valtellina Festival ha preso parte anche un addetto ai lavori. Devo dire che questa manifestazione è la più importante d'Italia nel settore delle bike e mi fa molto piacere, inorgoglisce chiaramente il presidente del Comitato Regionale Lombardo perché è svolto qua in Lombardia, in Valtellina, uno dei territori più belli che abbiamo in Lombardia e devo fare i complimenti agli organizzatori perché l'hanno creato e lo stanno sviluppando molto molto bene. Possibilità di visitare dei bellissimi posti senza fare una gran fatica, grazie proprio all'utilizzo di una bicicletta elettrica. Tanti sono tesserati, mai più sono magari al di fuori delle società che è l'imbuto, diciamo così, per poter entrare in una federazione. Stiamo studiando la possibilità di avere una tessera personale e questo permetterebbe chiaramente di andare a moltiplicare il numero dei tesserati. Io penso che in Lombardia che utilizzino bici elettriche superano le 1.000 persone. I sindaci dell'Alta Valle sostengono il lavoro di Mario Melazzini riguardo la gestione dell'ospedale Morelli. Con una lettera agli amministratori di Sondalo, Val di Sotto, Bormio, Val di Dentro, Valfurva e Livigno, insieme al presidente della comunità montana, prendono atto con soddisfazione dei contenuti del piano strategico 2023-2025 relativo al presidio ospedaliero, illustrato giorni fa dal manager ai sindaci del territorio, al presidente della comunità montana Alta Valtellina e all'assessore regionale Massimo Sertori. Da anni in provincia di Sondrio si parla delle criticità legate al tema della sanità, è scritto nella nota, e per la prima volta i sindaci dell'Alta Valle possono finalmente confrontarsi con una figura manageriale sanitaria con grande esperienza gestionale, che con convinzione, determinazione e impegno mette a disposizione la sua professionalità per garantire risposte efficienti ai bisogni di salute. Lo studio, frutto di un'attenta analisi condotta dal direttore nei mesi scorsi, ruota intorno al contenimento dei costi operativi di gestione, a partire da quelli energetici, l'aumento dei ricavi attraverso un potenziamento delle attività chirurgiche ambulatoriali, una migliore allocazione delle risorse umane al fine di valorizzare le professionalità. Gli obiettivi del manager si scontrano purtroppo con un dato oggettivo che mette in difficoltà tutti gli ospedali italiani, proseguono gli amministratori locali, con la carenza di personale, soprattutto medico-infermieristico, uno dei motivi per i quali Melazzini intende attivare convenzioni con i corsi di laurea e le scuole di specializzazione. I sindaci concludono annunciando che ora è attesa l'autonomia economico-finanziaria al presidio, pur nel contesto dell'SST, in quanto dicono si tratta di un passaggio indispensabile per consentire la piena operatività del nuovo manager e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
È aperto da qualche giorno il nuovo recapito ACLI a Bormio. Lunedì abbiamo aperto questo recapito in una comunità importante, un recapito che si rivolge alla gente, si rivolge ai bisogni. Bormio è una comunità importante, apriamo questo sportello dove c'è il patronato, il CAF, l'associazione e tutti i diversi sportelli che stiamo portando avanti adesso sul territorio della provincia di Sondrio. Un progetto articolato, partito già dall'autunno scorso, nell'intento di radicare ulteriormente la presenza degli sportelli in provincia di Sondrio. A ottobre abbiamo inaugurato Grosotto, ora abbiamo inaugurato Bormio e c'è in programma di inaugurare anche un altro sportello a Chiuro. L'idea è quella di essere più presenti sul territorio facendo cosa? Ampliando i punti di incontro dei cittadini e dei bisogni, ma anche nella giornata di lunedì, oltre all'inaugurazione Bormio, si concludeva il corso per promotori sociali che ha visto la partecipazione di ben 15 persone, 15 donne, uomini, che hanno condiviso questo percorso di 2 mesi di formazione per andare a implementare un'offerta rivolta all'utenza più competente e più attenta ai bisogni di oggigiorno. Un modo per l'associazione per stare più vicina alle persone. Emerge sempre più che in questa società, in questo momento di grandi complessità, grandi difficoltà e numerosi dubbi, anche la semplice pratica rappresenta il soddisfacimento di un diritto sociale, un diritto fondamentale. Allora noi, l'associazione ACLI di Sondrio, in collaborazione con il Patronato Nazionale, l'associazione ACLI Lombardia, abbiamo pensato che è opportuno in un territorio come nostro, un territorio periferico, un territorio con un tasso di marginalità importante, fare che cosa? Fare un percorso su 2 binari, sia sull'ampliamento delle sedi, sia sul rinforzo delle competenze, perché oggigiorno le persone si trovano fortemente in difficoltà e il problema è che rinunciano ad affrontare queste difficoltà e si chiudono in se stessi, si chiudono nelle fragilità sociali e familiari. Noi abbiamo questo compito, noi come tutti gli altri operatori del territorio, di aprire le porte e di accogliere queste persone. Prima giornata di esibizioni al Teatro Spazio Centrale di Arquino per i giovani artisti che il BIM premierà venerdì sera. Noi come BIM siamo sempre orgogliosi di presentare queste iniziative per promuovere e valorizzare i nostri talenti e i nostri giovani. Quest'anno hanno aderito alle nostre borse di studio di canto, danza, recitazione e musica più di 50 ragazzi, quindi per noi è un grande orgoglio, una grande soddisfazione. Questa mattina abbiamo iniziato a valutare i ragazzi che studiano strumenti musicali, dal violino, sassofono, pianoforte, e ci siamo resi conto che sono ragazzi veramente talentuosi e di spessore. Quindi noi vogliamo continuare sempre con questa iniziativa, anzi anche ampliarla, e faremo il possibile perché ci sia una maggiore divulgazione e conoscenza di questo concorso, che per ora abbiamo notato che soprattutto per quel che riguarda la recitazione e il canto ci sono pochi partecipanti. Noi vorremmo fare in modo che tutti possano esibirsi davanti a una commissione, provare l'emozione del palcoscenico, anche se non studiano prettamente canto, recitazione, musica con un maestro, ma possono essere anche degli autodidatta. A scuola di social media, gli alpeggiatori lombardi avranno la possibilità di imparare a proporre le loro attività attraverso Facebook e Instagram. Un'attività funzionale a costruire una community di promozione aziendale, a valorizzare le produzioni della montagna e a fidelizzare una clientela che, sempre più numerosa, sceglie questo turismo sostenibile. Saranno 2 i corsi totalmente gratuiti che si svolgeranno il 20 e il 27 aprile a Capodiponte in provincia di Brescia, al Centro Formazione Professionale Padre Marcolini, e il 21 e 28 aprile a Morbegno nella struttura polifunzionale Palamucca. Prosegue il sostegno di Regione Lombardia a tutte le attività imprenditoriali montane, commenta Massimo Sertori, assessore regionale alla montagna, affinché possano valorizzare e promuovere la produzione dei propri prodotti di altissima qualità che rendono unica la nostra regione. I quasi 700 alpeggi lombardi, dichiara l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Beduschi, sono un presidio fondamentale per la nostra agricoltura in quota. Oltre ad essere un punto di riferimento per escursionisti e visitatori, sono anche il cuore produttivo di alcuni dei più tipici formaggi DOP lombardi.
I corsi rientrano nel progetto attuativo intitolato Implementazione dell'Osservatorio Alpeggi e impostazione dell'attività propedeutica ad un censimento, formazione agli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione 2022-23-24, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura di Regione Lombardia e attuato da ERSAF. È possibile iscriversi fino al 14 aprile. La città di Sondrio si prepara alle celebrazioni del centenario della sezione valtellinese dell'ANA e apre i battenti della mostra dedicata al traguardo del primo secolo. Si chiama proprio Centenario della Valtellinese, l'allestimento aperto fino a domenica 16 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 a Palazzo Pretorio. Scatti che tracciano il percorso della sezione, ricordi, manifestazioni, personaggi che hanno lasciato il segno sono al centro della mostra che accompagnerà il fine settimana delle celebrazioni. Il programma entra nel vivo sabato 15 aprile in Piazza Garibaldi alle 15 con l'esibizione della fanfara della sezione valtellinese, seguito dal passaggio della stecca dalla Val Malenco al gruppo di Sondrio. Dopo la messa alle 17.30 al Parco della Rimembranza, alle 20.45 il Teatro Sociale ospiterà il concerto del Coro CAI di Sondrio e del Coro Nivalis di Chiavenna. Grande attesa per la giornata di domenica, con il ritrovo in Piazza Garibaldi alle 9, le celebrazioni e poi la sfilata attraverso la città per ritornare in Piazza Garibaldi con il passaggio della stecca dal gruppo di Sondrio a quello di Livigno per il raduno sezionale 2023, Rancio Alpino irrinunciabile all'Oratorio del Sacro Cuore. Chiusura totale fino al 26 aprile per la strada provinciale 8 all'altezza del bivio per Albaredo e Bema. L'ordinanza si impone per i lavori di taglio piante al secondo chilometro. La chiusura è in vigore dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 tutti i giorni, eccetto sabato, domenica e festivi. E questa era la nostra ultima notizia. Buon proseguimento con i programmi di Unica TV.